Oggi si celebra la giornata del pretermine per sensibilizzare un po' la cittadinanza all'attenzione di questo prematuro silenzioso che però ci dà tanti segni per farsi aiutare, che in realtà è un guerriero. Nel corso del 2022 sono stati 42 i bambini che in provincia di Pistoia sono nati prima del termine. In occasione della giornata dei bambini prematuri, che si celebra il 17 novembre di ogni anno, l'ASL Toscana Centro ha fatto il punto sul fenomeno. Abbiamo fatto un video questa giornata per far capire anche il lavoro dello staff infermieristico e medico dietro l'assistenza del pretermine dalla nascita fino appunto alla dimissione. E noi sappiamo che un bambino su 10 oggi nasce prima del tempo e in una situazione come quella che stiamo vivendo oggi nel nostro paese, dove i bambini sono sempre meno e quindi un bene sempre più prezioso, una attenzione particolare va rivolta anche a questa categoria di bambini più fragili. Bambini più fragili il cui destino è cambiato molto nel corso degli anni, sia per i progressi che ci sono stati nel campo della gestione ostetrica, sia per tutte le cure e le attenzioni che siamo in grado di riservare loro dopo la nascita. Cure e attenzioni che fanno parte di un percorso importante che spesso è poco conosciuto e che coinvolge in maniera estremamente significativa anche i genitori, perché una delle cose di cui hanno più bisogno questi bambini e anche i loro genitori, riuscire comunque a vivere i primi periodi della loro vita in una maniera vicini tra loro, perché il fatto di nascere pretermine non deve necessariamente far perdere tutte quelle buone abitudini, quelle buone pratiche che consente l'instaurarsi precoce di un'ottima relazione tra le mamme e i genitori in genere e il proprio bambino. Quando una coppia di genitori nasce un bimbo prima del termine c'è sempre paura, apprensione, preoccupazione. Che consigli date a questi genitori? Intanto di aver fiducia nel proprio bambino e di affidarsi a tutto lo staff e seguire le cose piano piano e più che altro di parlare, ecco, di chiedere tutte le informazioni per allontanare ogni dubbio.